Shira, hai trovato qualche destinazione per il nostro wedding weekend? Ivana, tranquilla, ho trovato la meta ideale. Il posto è fantastico, ne parliamo domani a pranzo. Shira, sei un tesoro. Lo so. Ivana e Riccardo mi hanno chiesto di organizzare un weekend wedding. Desideravano che i loro ospiti vivessero il loro matrimonio come una gita di emozioni. Ho scelto Ponza. Allora ragazzi, i colori di questo evento devono essere il blu avion, il bianco e il color corda. Poi sicuramente Ponza, essendo un'isola incontaminata, ci darà la giusta strada. Cina, come elemento possiamo utilizzare la corda? Sì, mi piace, approvato. Per quanto riguarda invece le ceste dei pescatori. Sì, bravo Fabio. E io chiuderei con una ciliegina sulla torta. Cosa ne pensate di questo fiore? Sembra un corallo? Ok, approvato anche questo. Gli inviti di Riccardo e Ivana sono stati progettati graficamente in modo che ricordassero dei biglietti di viaggio. Fabio, abbiamo consegnato tutte le partecipazioni ad Ivana e Riccardo. Sono contentissimi e anche i loro ospiti hanno apprezzato dalla cartina di Ponza alla chiocciolina di mare alla corda. Riportavano la piantina dell'isola e fornivano indicazioni utili per tutti gli ospiti, dove parcheggiare, gli orari dei traghetti e fondamentale il dress code, easy chic, con un consiglio particolare, indossare scarpe comode. E poi hanno detto che è un biglietto di andata e ritorno di emozioni. Sono soddisfatta. Ivana! Cina, ci piace molto l'idea della sabbia sul tavolo. Procedi, vai! Fabio, c'è stata una fuga di notizie. Ho scelto Ponza perché è un'isola selvaggia, perché è di una bellezza ineguagliabile e perché è semplice da raggiungere per gli invitati. Certo, con i miei ragazzi abbiamo avuto un grande affare. Gestire gli ospiti per un intero weekend è stata una bella sfida. La location che abbiamo scelto per l'evento, il Grand Hotel Chiaia di Luna, si trova in una posizione strategica. Si può ammirare tutta l'isola ed è facilmente raggiungibile dal porto e dalla chiesa principale. Ragazzi, siamo a Ponza, un mare incontaminato, calette romantiche e archi naturali. C'è il vento che la fa da padrone, ma non esiste vento sfavorevole per chi come noi conosce la rotta. Sì, capitano! Per il tableau abbiamo costruito un angolo marino. È stata sospesa una rete da pesca che aveva imprigionato tante stelle marine in ceramica, che riportavano il nome dell'invitato e una poesia dedicata al vento. Perché? Perché Ponza è l'isola dei venti. Le lische di ceramica li facciamo scendere di qua. Le stelle, sono intrappolate nella rete e scenderà il bigliettino. Ok, è armonico con tutto il contesto, ma invece l'abbiamo realizzato noi. Chiaia di Luna, Cala Feola, Cala Cavone, Cala Felce. Queste sono tutte le calette che abbiamo identificato per dare il nome ai tavoli. Fabio, e tu aiuterai gli ospiti a trovare la rotta e poi quando riceveranno questo cadeau scopriranno che il vento ha sempre fatto parte di questa scenografia. Leggo testualmente. Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi ed i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli. Ed è quello che accadrà su questa terrazza. Ieri hai fatto le ore piccole. Ti ho visto ballare alle 2 giù al porto, Sì. ma non si fa così, perché la sera prima a letto No, presto. dai, la sera prima puoi fare quello che vuoi. Senti, io ti ho bacchettato, però intanto ora vado a prepararti il papillon con un Va bene, ci portafortuna. vediamo in camera Ci allora. vediamo in Va camera, a bene. dopo.
Ehi, ti vorrei chiamare Romeo, ma ti chiamo Riccardo Cuor di Leone. Mi dai un cenno? Sono qui, cara. Arrivo. Interpretando il tema marino e sala, ho realizzato un lunghissimo tavolo imperiale ed è stato concepito come una passeggiata sulla spiaggia. Sotto un piano trasparente c'era sabbia, conchiglie e stelle marine, un lavoraccio per i miei ragazzi, però una fatica ricompensata dal risultato finale. Ogni dettaglio è stato ideato pensando sempre al mare. I sottopiatti sono stati realizzati in ceramica e dipinti a mano e avevano come contorno la forma delle conchiglie. Restando in linea con il mood dell'intero matrimonio, ho scelto rose, orchidee, gipsofila e delfini per creare composizioni eleganti e fresche. Evanescenti per la presenza della gipsofila, con pennellate di blu grazie ai delfini e poi il tocco marino con i fiori che sembrano coralli. I centrotavola erano ceste che riecheggiavano quelle dei pescatori. I portacandele erano supporti in roccia che ricordavano gli scogli. Poi piccoli portafiori rettangolari dovevano simulare proprio le tavole di legno che formavano le passerelle sulla spiaggia. I fermatovaglioli erano simpatici braccialetti in cuoio con fiorellini nei toni del blu, del turchese, del verde acquamarina che ho scovato al mercato Ippi di Ibiza durante uno dei miei viaggi. Sono da Salvatore il Lasso dei Fiori, un momento per curiosare e creare in questo mondo floreale. Ciao Salvatore! Ciao Cina! Lo sai perché sono qui? Certo, vuoi farmi qualche domanda? Il tuo fiore preferito? Io veramente non ho fiori preferiti, li uso tutti. E cosa non utilizzeresti d'inverno? D'inverno non utilizzerei né peonie e né ortensie. Ed estate? Tulipani. E in questo momento mi verrebbe voglia di realizzare un bouquet shabby marino. Certo. E allora creiamo qualcosa di nuovo. Per la funzione religiosa, la scelta è caduta sulla chiesa della Santissima Trinità e dei Santi Silverio e Domitilla. Affaccia sul porto di Ponza e risale al 1700. Thank you.
Ivan ha percorso le stradine di Ponza a piedi per raggiungere la chiesa, calzando delle deliziose spadrille a simmerletto che ha poi sostituito per l'ingresso in chiesa. La funzione religiosa è stata emozionante. L'allegria è esplosa fuori con un festoso corteo nuziale. L'intera banda dell'isola ha accompagnato gli sposi e gli invitati verso la location. Sempre di corsa la vita di una wedding planner. Però venire da Salvatore l'asso dei fiori è davvero un piacere. Salvatore, Gina. Sono qui per le domande, le mitiche. Se ti dico natural chic, ti va di pensare alle rose a grappolo. E se ti dico i fiori più belli sono? Made in Campania, naturalmente. E come facciamo ad abbinare fiori e candele? Abbiniamo al giusto fiore la giusta fragranza. Ogni soluzione. Salvatore, ma vogliamo dedicarci ad un centrotavola marino ma romantico, con un pizzico di romanticismo? E allora creiamo qualcosa di nuovo. Ricordo che quando siamo arrivati all'hotel al Chiaia di Luna c'era un'aria di festa che sembrava quasi di stare in un'isola greca, cioè dava quel senso della vacanza, cioè dice io sto in vacanza. Dobbiamo aiutare una mia sposa, Giovanna. Come ti ho anticipato telefonicamente, lei ha come fil rouge del wedding day il viaggio. Tu lo sai come sono sensibile a questo argomento e ho pensato a te perché secondo me mi puoi proporre soluzioni esclusive. Cira, possiamo accontentare sia te che Giovanna, la tua sposina, perché l'ultima nata in casa Emo è proprio la collezione Le Globe, adatta per chi ama i viaggi. Eccola qui. Gigi, ma è originale ed esclusivo, un globo, gira anche. Sono anche molto utili perché sono dei profumatori d'ambiente in porcellana. Bellissimo il supporto in plexi, trasparente, dà la percezione di sospeso nel vuoto. Hai visto quanti bei colori? Eh sì, ho notato poi il Serenity e il Rosa Quartz. Il Serenity lo avvicinerei anche al Pervinca, secondo me, ma Pantone ha dichiarato che sono i colori del 2016.
Gigi, sono solo queste due dimensioni? No, Cira, sono tre. A seconda della capacità c'è il 50 ml, il 100 e il 200 ml, quello grande. Allora, Gigi, abbiamo accontentato Giovanna e avrà anche l'imbarazzo della scelta. Qualunque sia la scelta, in ogni caso, Emo regala un'emozione. Ragazzi, dopo tanti progetti, dopo tanti cambiamenti di idee, finalmente arriviamo nella sala tanto progettata. Diciamo la verità che voi siete stati i primi sposi che hanno dichiarato che sarebbero stati 100 persone e invece hanno aderito al vostro matrimonio 151 persone. Un pochino in più, dai, ci sono aggiunte... Si sono autoinvitati. E noi comunque abbiamo sempre mantenuto le aspettative con un tavolo imperiale come da progetto primario. Bellissimo. E allora, come abbiamo detto, avremmo cenato sul mare, sulla sabbia, e l'abbiamo interpretato con queste teche di sabbia conchiglie. Bellissime! I menù che richiamano la nostra partecipazione. Oh ragazzi, è bellissimo, tutti i mattoncini uno vicino all'altro, perché quando si cammina sulla sabbia ci sono quei percorsi di legno. Bellissimo! Sassi. Alla fine io penso che questo tavolo interpreta la famosa passeggiata che volevamo fare sulla spiaggia. Sulla spiaggia, uno spettacolo. Allora, sei unica. Unica? Unica. Un bacio. Gli ospiti sono stati deliziati dagli ottimi piatti dello chef di Chiaia di Luna, favorito anche dall'ottimo pescato che l'isola offre. Ciao Vincenzo, mi dici cosa abbiamo preparato di speciale per i nostri ospiti stasera? Certo, in questo caso abbiamo fatto una ricciola di fondale scottata e completata a vapore. Questi sono tutti ingredienti del territorio, come potete vedere, molto naturali. Li vedo anche belli croccanti, sì, questi spinaci. Rimane la sua croccantezza. E questa ricciola pescata stamattina a pochi metri da noi è la caratteristica del nostro ristorante, utilizzare solo prodotti del giorno freschi, presi mattina per mattina. La sicurezza di avere il fresco in tavola me lo può dare solo il mare di Ponza. È vero Vincenzo, io l'ho potuto constatare, solo al Grand Hotel Chiaia di Luna si può avere questo servizio, pescato e servito. Certamente. Il matrimonio di Ivana e Riccardo è stato avventuroso, divertente, impegnativo, coinvolgente, emozionante, pieno di colpi di scena. E aver scelto il Grand Hotel Chiaia di Luna è stata un'idea vincente, un ottimo lavoro di squadra. Giuseppe, venire qui nell'isola di Ponza perché? Ivana e Riccardo, quando sono venuti nel mio studio, mi hanno chiesto un posto inconsueto, incontaminato e selvaggio. L'hotel Chiaia di Luna gode senza dubbio di una posizione straordinaria, infatti è situata in un anfiteatro naturale a picco sul mare. Abbiamo una doppia vista sia sulla falesia e sull'isola di Palmarola che sul porto di Ponza. Inoltre abbiamo una moltitudine di servizi che vanno dalla mattina alla prima colazione, al light lunch a bordo piscina, fino all'aperitivo con il tramonto sull'isola di Palmarola, per finire alla cena, con la cena al lume di candela. Inoltre, per i più pigri, abbiamo la nostra piscina con acqua prelevata direttamente dal mare. Grand Hotel Chiaia di Luna, per vivere il giorno del sì nella bellezza dell'isola di Ponza. Sul tavolo della confettata sono stati disposti mini cakes, lollipop e cupcake.
come piccoli tesori che il mare lascia sulla spiaggia, stelle marine, conchiglie e chioccioline, gioia per gli occhi e per il palato. Il matrimonio di Ponza è stato un matrimonio particolare, molto particolare, perché in effetti tutte le persone coinvolte nel matrimonio, nessuno era di Ponza. Cioè Cira è stata capace di smuovere un gruppo di persone dal loro paese e portarli a Ponza. Bellissima il messaggio di Cira che mi arriva su WhatsApp, dove lei e la sposa brindano. Cioè, guarda, è tranquilla, stai tranquillo, perché noi il nostro primo cruccio è quello di capire realmente poi lo stato d'animo di chi abbiamo di fronte. Dal momento che entriamo a casa della sposa, noi abbiamo la sicurezza di dare il massimo di quello che sappiamo fare. Il compito del fotografo è quello di cercare di far capire agli sposi che cosa è successo il giorno del matrimonio. E c'è la consapevolezza che stiamo facendo la cosa giusta. Ma principalmente è quello di fare esternare a loro e alle persone più care l'amore, l'emozione. Mi è capitato uno sposo che sembrava un supereroe, che non si sarebbe emozionato per niente. Prima di fare l'ingresso in chiesa mi ha abbracciato come se fossi un suo fratello, un suo amico. Ha commosso anche me. Io dico sempre, il matrimonio lo viviamo almeno quanto gli sposi. Entrare nei sentimenti, no? di una coppia, delle persone, dei genitori, per noi è un onore. Non dico poi quando arrivano allo studio, per noi già è festa. È il rispetto di persone che hanno creduto già in noi. Poi al di là se si conclude o meno la trattativa, come si può ricambiare quella stima in un appuntamento di noi? Massima disponibilità. Quando vanno via da qui parlano di noi, di persone umili che li hanno accolti come va accolto un cliente. Con serietà e professionalità e umiltà massima. E dopo partite di bigliardino. Viva l'amore! Al momento del taglio della torta non poteva mancare anche una pioggiorellina, che ha suggellato però la fine di una splendida giornata. Accarezzata dalla brezza del mare, tolgo l'ancora e vi aspetto al prossimo sogno.